Ciao a tutti, se mi avete seguito in questi giorni avrete sicuramente visto le mie castagne al cartoccio dolci e quelle salate. Il metodo di cottura mi è piaciuto così tanto, così che ho deciso di farle semplici, né dolci e né salate. Iniziamo! Allora, per prima cosa, vediamo come distinguere castagne buone da castagne che potrebbero non essere buone. Le castagne buone, vedete, sono dure. Questa un po' di meno, anche se comunque è abbastanza dura, ma se vedete che premendo si afflosciano, diciamo, le dita ci affondano dentro, se così si può dire, la castagna in realtà non dovrebbe essere buona. Ora, cominciamo con la preparazione. Quindi che cosa facciamo? Per prima cosa dobbiamo incidere la castagna sulla pancia. Lo facciamo con un coltello, cercando di non intaccare il frutto. Quindi magari cercate di rivolgere la punta verso il basso o verso l'alto. Al massimo prendete la pellicina, ma non il frutto. Vedete? Una volta incise tutte, ci spostiamo sui fornelli e le mettiamo in acqua bollente. Da quando l'acqua ritorna a bollire, le facciamo cuocere per 3-4 minuti, anche 5 se sono grandi. Una volta scolate bene le castagne, le mettiamo in un canovaccio, le asciughiamo e poi incrociamo due fogli di alluminio, aggiungiamo le nostre castagne, chiudiamo così a mo' di cartoccio e mettiamo a cuocere per 25-30 minuti in forno statico già molto caldo a 200 gradi. Ora toglietemi una curiosità, io le ho comprate in provincia di Avellino e le ho pagate 6 euro al chilo. Ditemi quanto costano oggi da voi e dove? A fine cottura le togliamo dal forno e le facciamo intiepidire per una decina di minuti lasciandole così chiuse. Ed ecco qui. Vediamo un po', sono ancora calde. Guardate come si sgusciano, sto facendo piano piano, però come si sgusciano facilmente. No, scusatemi, favolose. Fatele e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.